Aspetta, sono già 8:30. Ah, dimenticato di controllare. Così guardo il tempo, com'è. Come siamo messi? Come siamo qua? Buio, buio. C'è andato lo schermo. Ma si ci vede, eh? Ah, però di là non si vede molto. Ah, su Instagram è molto più scuro. Perché c'è la luce? Sì. Ok. Luce accesa. Oh. Un po' di gente ha visto il video che ho fatto io, Oscar, per gli auguri di Natale. Pre-lockdown, diciamo così, anche se. Morbido, ciao Quincy, con l'asterisco, lo scuro asterisco, che possono andare a trovare amici o parenti, massimo due, sì, insomma tutti i discorsi qua, boh, sono un po' giallo, un po' sì, giallo, blu, verde, bordoggia, verde, ah, comunque, niente, allora, stasera, live, prenatalizia, domani alla vigilia, e quindi il mio bel cappellino, così tu. Ecco, l'anno è finito, quasi, dai che è quasi finito l'anno, quasi finito, sto maledetto anno è quasi finito, oh, che anno triste, tristissimo, molto triste quest'anno qua è stato, l'anno prossimo speriamo meglio, comunque sto lavorando per voi, se così si può dire, ha delle novità. Non vi anticipo nulla. Comunque, sempre pieno di materiale, cose nuove e sempre più innovative. Comunque, vi ricordo che l'ultimo dell'anno faccio una live musicale con degli effettini. E per alcune cosette interessanti, anzi una deve arrivare domani, poi domani proverò la cosa coordinato per l'ultimo dell'anno e così userò anche in altre live, molto interessante, particolare. Allora, per l'orario devo un attimino decidere, dunque ovviamente posso andare a trovare Oscar, quindi fino alle 10 sarò da lui, potete fare alle 10 e mezza, alle 11. Oppure a cavallo di mezzanotte, dipende qua come quelli che vivono con me vanno a dormire. Devo un attimino vedere un po' la situazione com'è. Sì, non faremo grandi festeggiamenti di spumante, perché siamo ovviamente in famiglia. Però devo vedere un attimo solo l'orario, comunque, anzi, siccome questi giorni sono stato un po' preso a guardare un po' di video su YouTube, un po' di recensioni di cose che devo comprare, tecnologiche, quindi devo finire un po' il mixaggio, comunque le canzoni ci sono, mixare non è che ci vuole tanto, sono te le ho già mixate, sono altre 6, sono 3 minuti, cioè non ci vuole molto a fare il mixaggio, alcune modifiche, poi essendo a casa ho tutto il tempo. Però prima devo concentrare ancora su un acquisto, sicuro, e dopodiché posso tranquillizzarmi perché devo fare anche un altro acquistino, però non è urgente, non è urgente. Prima devo anche riuscire a fare una canzoncina baciata senza copyright, cercando di fare un mashup, come si suol dire. Combinare più canzoni assieme, meglio, provo a vedere perché voglio che non ci siano problemi di copyright, e quindi la ballerò da solo, però meglio che niente, non farò, ovviamente non farò delle figure standard, passettini standard, ma l'interessante che ho visto fare in una coppia che alla fine, cioè,
era una coppia, però hanno ballato anche un po' in solisti. Come si dice quando si balla latinoamericano, ma più che altro la salsa, i pasitos, perché i pasitos lì farò dei movimenti, coreografie. Ok, comunque ho tutto il tempo per vedere se ma riesco a trovare qualcosa anche non solo base, che di solito ci sono le basi ritmiche, però senza cantato, ma trovo qualcosa di cantato, copyright. Però al limite ho già una buona idea. E comunque, a parte questo progetto qua, cerchiamo di essere felici. Sì, perché stavo riflettendo una cosa, che in un gruppo sull'attrazione, sì, così gruppo, l'attrazione, sì. Cioè, dobbiamo inventare delle calamite che attraiamo. Ok. Persone. Persone, i soldi, eccetera, eccetera, poi le attrazione un po' particolare, perché vuol dire tutto e niente per quanto mi riguarda. Però se usa questa legge di attrazione, cominciamo a attrarre la felicità, così cosa c'è al momento? La felicità, cioè non è che ti arriva a te, e devi anche saperla percepire, è piccola cosetta, hai capito? È un po', come si vuol dire? C'è il detto di cerca trova, no, purtroppo questi detti qua non sempre sono reali, anzi è sempre stupidissimo, qualsiasi posto, se tu prova a cercare una cosa, cioè, a meno che è tutto perfettamente ordinato, sì, io magari sono un po' disordinato, però a tutti è capitato, magari anche sul lavoro, così, che le cose sono di sotto, ma scompaiono, ma il cervello ti fa scomparire. E tu le cerchi, mentre le cerchi, non devi cercare, che quando non la cerchi salta fuori da sola. È sempre così, eh? Un po', beh, possono anche le idee queste, diciamo, in modo particolare, te le vengono fuori da sola. Ecco, diciamo, la felicità è tutto un altro argomento. Questo perché viene da dentro nel saper sfruttare al massimo tutto quello che succede durante il giorno. Ok, un po' live, devo dire, questo qua, questo argomento qua, filosofico, psicologico, può essere, comunque ci sta, a ruota libera. Vi auguro buon Natale, bellino questo qua, molto simpatico, top, 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 top. Comunque, buona la settimana, bene, dai, oggi l'ultimo giorno di lavoro, fino all'11 non rientro, no, non rientriamo, che Ettore sta seguendo, ciao, Ettore, non quell'Ettore, ma l'altro Ettore, e comunque, chi lo nati lo sa, e comunque adesso riposiamo un po', sì, non che nei mesi precedenti mi sono lavorato tantissimo, perché sono state però vabbè, ci sta, certo hai bisogno di vere vacanze, ma come intendo io andare in giro, viaggiare, e questa è un'altra, finire così, vabbè, comunque dai, ci rifaremo, e comunque ho sfruttato questa occasione, se così possiamo dire, per fare altre cose. Giustamente bisogna essere capaci di fare queste cose qua. Vediamo un lato positivo: più tempo, non devo uscire, posso fare altre cose utili, soprattutto. Vabbè. Ok, dai. Dunque, ok, adesso vi auguro buon Natale. Prossimo live sarà lunedì. E basta. Ok, vi auguro buona serata.